soggettività politica, perché se sappiamo chi, è, chi siamo noi e quindi che vogliamo giocare un ruolo nel dialogo politico, nel confronto politico, nelle risposte che dice Gilberto, che poi sono anche molto concrete, puntuali e precise alle persone, se abbiamo questa forza e questa volontà, la volontà, parafrasando qualcuno, la volontà diventa anche potenza, cioè voglio dire, diventa anche... quindi questa è la cosa che oggi siamo di fronte e dobbiamo, su cui dobbiamo decidere in un senso o nell'altro. Quindi la questione è, se noi annunciamo che esistiamo politicamente, si apre un percorso che è fatto di una serie di tappe. Innanzitutto la dimensione di contagio positiva, cioè quanto riusciamo ad aprire il tam tam dei collegamenti, delle reti. Io penso che siamo meno sguarniti di quello che immagina Carlo. Per esempio, in questi mesi tutta una serie di realtà ci hanno avvicinato, ci hanno detto che erano interessanti, che però volevano capire se poi eravamo punto di riferimento. Perché se non siamo punto di riferimento, giriamo nel girone, continuiamo a girare così. E chi è? Noi siamo, vogliamo essere un punto di riferimento? Questa è la domanda, questa è la domanda. Se noi vogliamo essere un punto di riferimento perché abbiamo una convinzione che questa città non può più né attendere il cambiamento né vivere semplicemente di lamenti, questa è la questione. Abbiamo la forza di essere positivi e dire noi pensiamo che questa città si possa salvare. Oggi c'è un articolo di Alberto Semmi che io, a cui voglio molto bene, ma l'articolo di Alberto in qualche modo è l'articolo che dice non c'è niente da fare. Allora no, la risposta che dobbiamo dare è costruire anche la speranza. No, cioè è possibile cambiare questa città. No, certo. Su questo devo dire un no deciso. La comunità si allarga, si compone, si costruisce, cioè voglio dire, però io penso che la questione sia questa: se noi abbiamo la forza, finisco rapidamente, quindi se abbiamo la forza di dire che siamo un soggetto tale e così ci muoviamo, allora costruiamo le pratiche e allarghiamo. L'altro messaggio forte è la squadra, cioè io non penso che dobbiamo cercare il personalismo in questo momento, cioè dire, il primo passaggio è, nel momento in cui abbiamo il metodo, è importante che sia chiaro quali sono le regole che noi produciamo, come in qualche modo siamo bravi a costruire mattone dopo mattone la fiducia, quindi la trasparenza, l'apertura, cioè tutte queste cose, su questo non ci fa sconti nessuno, perché la gente ha degli anticorpi grossi così su questi punti. Quindi se si accorge che bleppiamo, cioè, duriamo 3 secondi, ancor più perché non abbiamo nessun mezzo finanziario tale da coprire sul piano del marketing le buffonate, ok? Quindi o siamo autentici o lasciamo stare. Quindi autenticità, rispetto delle regole che annunciamo, organizzazione, però io insisto su questa questione, perché se non c'è organizzazione non andiamo da nessuna parte. E il problema è anche, sono d'accordo Dario, poi capire questa organizzazione come sta in piedi dal punto di vista sia operativo sia da... A questo punto sulla squadra e sul fatto che si costruisce, si comincia a creare attenzione a questa cosa, poi arriverà il momento in cui ci porremo anche il problema di chi è il numero uno della squadra da proporre, come lo cerchiamo. Io penso che il dibattito oggi sia un po' inutile, cioè perché i vantaggi sulla visibilità, no, della figura conosciuta eccetera, e gli anticorpi che ci sono o le allergie sul Foresto sono tutte e due vere, hanno la propria articolazione, la conoscenza delle cose, no? Cioè, però sicuramente questo è il tema, cioè riusciamo ad avere un atto politico che dice che vale la pena di provarci. Basta. Cinzia, Carlo, Franco e Carlo. 5 minuti. Che una volta che sia governato come è opportuno che questo venga governato, sostiene la cultura, cioè non sarebbe tempo di ribaltare sì, il discorso e rendere il governo dell'ambiente
quello che dà le linee direttive a tutti gli altri settori, perché ormai è tempo, e torno ad una mia, scusate, fissazione, ma è quello, è l'argomento che tratto tutti i giorni, è la normativa europea che da anni ci martella con il problema del, dei cambiamenti climatici, del contenimento energetico e di una gestione ambientale più saggia, non saprei che altro termine in questo momento trovare. Abbiamo le normative nazionali di recepimento, ma io mi rendo conto che anche tra i miei colleghi tecnici pochini ne sanno e sono cogenti, noi dobbiamo applicarle. Allora, perché non approfittare di questo volano che ci porta, che ci dà la normativa europea, le direttive europee e le norme italiane, e vedere in concreto in questo ambiente cosa possiamo fare per gestire il problema. A parte universale, quello di cui stai parlando non è della specificità del nostro territorio, però io sono insorto prima quando questi discorsi si inquadrano in un discorso cosiddetto di speranza. Allora, la green economy, il politicamente corretto, i bisogni della gente, tutte queste cose qua che possono essere materia di costruzione di mille programmi da propinare ogni due ore alla gente, che, alla quale ovviamente non interessano perché sono tutti più o meno simili, tutti più o meno non credibili e tutti presi con totale, a dir poco, scetticismo dalla gente, no? A dir poco. Allora io passerei dallo scetticismo della gente alla disperazione. Noi non dobbiamo portare speranza, noi dobbiamo portare disperazione alla gente di Venezia, perché Venezia è assolutamente morta in questo momento. Quindi noi dobbiamo creare, se vogliamo, una specie di miracolo, non so, una specie di resurrezione di Lazzaro, una specie di cose assolutamente folli, no? Non il politicamente corretto, la green economy, eccetera, che va benissimo. Doveva essere l'alternativa. Siamo un po' fuori dal tema. No, ma voglio, sono delle chiose così, no? Allora io dico, per chiudere quel mio concetto prima della persona che universalmente è riconoscibile subito e che abbia, per un motivo semplicissimo, insomma, che siamo in una gestione di mass media e tutto passa attraverso mass media, se non è una persona riconoscibile, connotabile e pulita, o che abbia l'apparenza della pulizia, perlomeno, insomma, della polizia intellettuale, che ha, dopo è scontato che sia pulito dal punto di vista tecnico, che non rubi, insomma, no? Ma all'università, insomma, si ruba. Non so, forse ci puoi insegnare così. No, si ruba all'università. Si ruba, ma insomma molto meno. Oppure, no, a meno che ci sono altre forme, di professionismo alto professionismo, vabbè. Anche lì si ruba l'apertura. Allora dico, io prima porto la disperazione. A questa disperazione io faccio riferimento al film di Kurosawa, Kagebusha. Chi l'ha visto capisce immediatamente che la battaglia viene vinta unicamente perché c'è il simulacro del re che è morto, ma il re è già morto, c'è la disperazione. Cioè la nostra idea deve essere quella, deve essere uno stratagemma, deve essere un'idea forte, no? Qualsiasi essa sia, non queste ideuzze che possono avere chiunque, no? In tutte le assemblee, e l'assembleucola, i dibattiti che si fanno sotto le tende, sopra le tende, per strada, sotto le scale, eccetera, no? Adesso non ci dobbiamo occupare di questa cosa, dobbiamo fare un miracolo, se ci crediamo, non ci crediamo, ma dalla disperazione deve venire questa cosa, non dalla speranza. Sentire a rinnovati accenti del 68 mi ha fatto un gran piacere, sapendo quanto io amo il 68. Non è proprio così, ma insomma. Allora, secondo me dobbiamo prima di tutto fissarci una domanda, che è certamente non quella di vincere le elezioni, ma di apparire consistente. Scusate, io non metto così. Questa finalità può essere condotta solamente da un leader condiviso.
Ma questo leader condiviso deve avere delle caratteristiche, mi dispiace, non conosco Settis, può darsi che sia meraviglioso, ma non sarà un leader. Ha detto per esempio. Deve essere un uomo di prassi, giovane e buon negoziatore con chi si presume possa vincere e condizionare. Questa è la verità. Perché una tesi di aggancio culturale l'abbiamo, ed è quella di Feuerabend. Noi siamo una minoranza che vuole diventare maggioranza. Quindi condizioniamo quelli che attualmente possono vincere e cerchiamo con chi negoziare. Quindi, finalità, leader nostro e leader altrui. Tavole, in diciamo delle sedute aperte al pubblico, magari nei luoghi della cultura, scegliete voi se l'università, in piazza, così, ma con degli invitati illustri che poi ci promuovino oltre, tipo andando nei social network, dicendo io sostengo Venezia cambia, facendo degli articoli, degli inserti, nel senso invitando le persone di cui abbiamo bisogno del sostegno, ma che non abbiamo bisogno tipo di farli contare per cento, perché devono essere uno, contano per uno se vogliono entrare dentro Venezia cambia. Quello farebbe sì che queste persone intanto non sono i candidati, e magari se poi vediamo che uno è particolarmente apprezzato durante questi incontri, quello potrebbe diventare, ma non è detto che lo diventi, nel senso che emergerà spontaneamente, emerge senza aver bisogno di sceglierlo prima, si vedrà, nel senso dei garanti saranno là, signor, applaudiranno più o meno. Condivido. Accettato per primi di venire da voi. Ci ha anche detto che ci darà gli spazi a zattere. Per esempio. Esattamente, tra l'altro ci sono un sacco di aule libere a Ca' Foscari anche per radunarsi. Io non so adesso quanto siamo ai tavoli, ma c'è un sacco di spazio. Ce le dà? Ce le dà, ecco. Punto. Esattamente, tra l'altro loro ci danno le aule, ma potremmo anche chiedergli la consulenza tecnica su certe idee a chi vogliamo noi, ma non da un punto di vista politico, ci manca della conoscenza. Sì, però non ci digheggiamo. Sì, anche lì però non ci digheggiamo. Aspetta Gabriella, aspetta. Si prende la parola quando vuole, lei come... Assolutamente, ci vuole anche quello, però quello è un punto che può servirci anche nel formulare. Non vede l'ora di poter dire la sua in un movimento di cittadini sul cambiamento climatico. Ora non è più rettore, ha cominciato a riprendere in mano un po' il Dipartimento di Economia. Adesso ci sono tante persone che vorrebbero dire loro, però bisogna partire dall'idea che quando entrano contano per uno. Però se no, chiaro, contano per uno. Okay, grazie. Tutti siete per proporsi come soggetto politico. Io invece sono dell'idea che, anche guardando stasera, ma non siamo in grado di proporci come soggetto politico, cioè non siamo in una condizione tale di dire abbiamo una struttura, abbiamo una cosa, e non riusciamo neanche a farlo nel giro di poco tempo, perché non l'abbiamo fatto fino adesso. E quindi non siamo in grado di fare quel cambiamento da da opinionisti, chiamiamolo così, a soggetto politico. Quindi io sono dell'idea proprio contraria, cioè rimaniamo la coscienza critica, questa è la mia idea, perché non abbiamo neanche noi una. Per esempio noi qua dentro parliamo pochissimo della parte più grossa della città, cioè noi qua dentro parliamo pochissimo di Mestre, di problemi di Mestre, di Marghera, di problemi di Marghera, e dopo i voti non vengono da Venezia, vengono, ricordiamoci sempre bene comunque, da Mestre e da Marghera. No, sono là che si prendono i voti e là che i prossimi andranno a farsi la campagna elettorale, perché se vuoi vincere una qualsiasi elezione, semplicemente dove vai? Dove c'è più gente. C'è niente da fare, convinci la popolazione e hai vinto le elezioni. Se noi volessimo essere un progetto politico, e l'abbiamo visto parlando a Padova con quelli di Padova mentre si mangiava l'altra sera. Eravamo all'Angelo Raffaele. Sì, però con quelli che hanno fatto l'esperienza di Padova.
No, ha detto bisogna andare nelle periferie. Però Mauro, posso farsi una domanda? Perché secondo te a Padova ce l'hanno fatta e non potremmo farcela? Ma perché dobbiamo... ma ce la sentiamo noi, cosa proponiamo per ora nelle periferie? Guarda, una delle persone che non c'è oggi è Vladi del Viale San Marco. Abbiamo già sentito quelli di Via Piave, devo dire. Cioè, ma è tutto da costruire però allora. Però è un problema di volontà anche, Mauro. E se vogliamo farlo o no? Sì, allora, si sponde. Penso un po' di interpretare quello che è il bisogno della città. La città ha bisogno di cose nuove, di movimenti nuovi sganciati da quello che è il vecchio sistema politico, e credo che se dovessi votare in questo momento io opterei perché Venezia Cambia si presenti come un soggetto autonomo. Fatto salvo che da quello che ho capito comunque ci sono delle difficoltà non da poco, che è la diffusione, la conoscenza, la presentazione della città e probabilmente trovare quali sono le competenze adeguate per sviluppare tutti i temi. Personalmente quello che posso dire è che sia opportuno avere un movimento nuovo che si formi proprio così, che sia condiviso, che non si appoggia a una figura mitica, idealizzata, che deve risolvere i problemi da solo, ma che appunto sia la condivisione del parere di tutti e della volontà di tutti, cioè riappropriarsi, lo so che è banale, comune, del bene comune, veramente fare la politica nel senso della gestione della polis, della città, e Venezia con tutto il suo circondario ha bisogno secondo me di questo, ed è quello che io sento da più voci e dal bisogno di molti. E Venezia e Bari mi pare che non hanno sindaco, non hanno tutto da esprimere. L'obiettivo del primo consiglio sarà quello di fare lo statuto e di decidere come lottare e come leggere. Questa è, diciamo, la regola. Poi andiamo nei concetti della legge che non è molto semplice. Quindi il primo consiglio dopo le elezioni amministrative fa lo statuto. E quindi sarà opportuno, come era venuto fuori nella riunione precedente sulle città metropolitane, già inserirsi in un discorso di suggerimenti su quello che sarà lo statuto che comprende tutta che la città metropolitana è composta da tutta la provincia di Venezia. E ci è un po' imposta questa cosa dalla legge, per cui come tutte le cose che vengono un po' imposte dall'alto, non siamo noi a decidere, l'unico strumento è quello di ragionare sin d'ora su quello che può essere lo statuto della città metropolitana. E per esempio come metodo io direi anche questo, di approfondirlo un attimo, perché se no si può perdere... Io insisto, Vito, scusami, insisto sul tema prima che poi le persone cominciano ad andare via. Tutto questo, tutto quello che avete detto sulle questioni, anche l'interesse di amicizia, eccetera, ha un punto di caduta, ed è come scriviamo questo percorso. Noi scriviamo, ripeto, con una logica che è quella di dire preparo una contribuzione a un soggetto altro, terzo, che deciderà di assumere parte dei nostre indicazioni, dei nostri suggerimenti, oppure ce ne facciamo carico sapendo che la complessità delle questioni, la loro evoluzione, la loro fluidità è tale per cui nessuno oggi è pronto fisicamente ad avere tutte le proposte e tutta la piattaforma. Però si avvia un percorso in cui si dice noi ci siamo e vogliamo interloquire. Questo è il nodo, c'è la biforcazione oggi. Tiziana, sì. L'intervento, poi io direi che questa cosa, se vogliamo fare un giro rapido e dire sì, no, certo, uno o l'altro. Tiziana. Sì, io credo che a questa domanda rispondo brevissimamente. Io ci proverei, nel senso che abbiamo le idee, abbiamo un minimo di forza, di credibilità, soprattutto credibilità importante, come dicevi tu prima, nel discorso della civiltà o in termini simili. Si potrebbe veramente provarci e crederci e andare avanti. Dopodiché, cioè, non è che, come qualcuno ha detto, noi esprimeremo il candidato sindaco che verrà eletto probabilmente, però a quel punto nel percorso valuteremo le ipotesi che nel frattempo saranno
una sorte e eventualmente prenderemo delle decisioni, però adesso non è il momento di allearsi con nessuno, è il momento di preparare un programma, una piattaforma, eccetera, e uscire, perché la cosa principale è, tenendo conto di tutto ciò che abbiamo detto, cioè Mestre con i suoi Venezia con i pensionati, eccetera, eccetera, cioè uscire in modo tale da avere delle risposte da dare alla cittadinanza e ovviamente acquisire consenso, perché questo è il discorso. Io direi, allora adesso potremmo veramente partire nel percorso, vedremo come andrà. Perché nessuno è, si sa dove si parte forse, ma si sa dove si arriva. È chiaro che poi ci sarà tutta una costellazione di possibilità e di persone, candidati, partiti, eccetera, che orienteranno poi anche il percorso che possiamo fare noi. Ecco. Io devo riportare un pensiero di una persona che questa sera voleva venire ma non può, è Roberta Capus, che fa parte del gruppo. E diceva che su queste ipotesi di cui abbiamo parlato, lei sarebbe per uscire sì, ma con ovviamente in questa fase non con un programma esaustivo, ma con 5 punti fondamentali su cui si possano creare altre. Perché l'altro, che è Boraso, fa una lista che è in realtà personale per posizionarsi all'interno di un rapporto con il centrodestra. Questo lo sanno tutti. Dicono che si presentano solo quelli di S o S Mestre. Molto probabilmente verranno fuori delle liste. Io dico però in questo momento, diciamo, non c'è. Noi abbiamo, Dario, dei buoni rapporti con tutti i soggetti con cui abbiamo realizzato le prime due assemblee. Però, ripeto, non è che c'è un conflitto, piuttosto si sono sfilati. Quindi abbiamo bisogno noi, se decidiamo, di ridiventare un punto di riferimento. Finisco. L'ipotesi delle cittadinarie nel dibattito, secondo me, è un tema che va posto, ma in maniera molto seria, perché se lo strumento delle cittadinarie, come lo strumento delle primarie, diventa uno strumento debole, guardate cosa è successo in Emilia Romagna. Sono passati da 400.000 partecipanti alle primarie a 55.000, quello è un flop clamoroso. Quel candidato lì, anche nella struttura dell'Emilia, in cui voglio dire quel partito, il PD, ha una forza incredibile, non riesce più a mobilitare. Allora questo fa interroga. Chiaro che noi non possiamo arrivare a delle cittadinarie in forma primarie se poi... Per favore, Carlo, volevo anche rispondere a te, se puoi aspettare un attimo. Via, volentieri. Quindi, adesso ho perso il filo. Quindi bisogna stare molto attenti a come si annunciano e come si praticano queste cose, perché altrimenti diventa un boomerang. Mentre invece il disseminare, l'aumentare, il moltiplicare il numero di assemblee è fondamentale immediatamente. Per esempio questa di Marghera, che avevamo annunciato, va fatta presto, e bisogna fare in modo che quella occasione, per esempio, sia il modo di rispondere alle perplessità di Mauro, cioè andare a Marghera e provare a parlare con le persone, sapendo che comunque, ripeto, ci sono, se noi usciamo, io sono convinto che una serie di strutture, di realtà, di associazioni ci guarderanno con interesse, anche a Mestre e a Marghera. Proviamoci, bisogna però provarci. Io continuo a essere preoccupato, per rispondere alla questione di Dario, sul problema invece dell'organizzazione. Cioè, o abbiamo strumenti, saperi specifici dal punto di vista organizzativo comunicativo, quindi il discorso che fa Carlo, che disse sul problema, per esempio, del come usare i social network, del come si fa comunicazione, del come si costruisce viralità e contagio. Questa è una questione che non ci può inventare, dobbiamo metterci delle energie. Però rispondo anche alla questione sul tempo. Io penso che dobbiamo essere noi, cioè persone normali che hanno un lavoro, che hanno delle altre occupazioni, ma che seriamente, se prendono questo impegno, lo fanno, sottraendo tempo libero, sottraendo tempo anche a casa, alla famiglia, ma non diventa il nuovo professionista, perché io sono molto scettico sull'idea che ricostruiamo delle nuove professionalità politiche in questa condizione, in cui abbiamo visto che cosa significa gente che vive di politica e basta. Quindi prezioso il fatto che la gente continui a avere
la propria professione e che continua a guadagnarsi il pane dall'altra parte, perché avrà la libertà per dire le cose che pensa senza essere condizionato da interessi altri. Aggiungo che il tempo ovviamente serve, ma ce lo dovremmo ripartire, perché dove sta scritto che deve essere una, due o dieci persone? Dovremmo essere tante persone per ridurre anche il tempo da dedicare se vogliamo fare delle altre però, cose. Però aggiungo una cosa. No, aspetta, sulle cittadinarie, io quando abbiamo fatto l'assemblea San Leonardo e abbiamo lanciato, cioè abbiamo confermato l'idea delle cittadinarie, non abbiamo detto ci troviamo a settembre, volevo rispondere a Carlo, per fare le cittadinanze. Abbiamo detto ci troviamo in un'assemblea per decidere se e come e le regole di eventuali cittadinanze. Quindi se cadono i presupposti delle cittadinanze di associazioni, perché noi abbiamo pensato alle cittadinanze quando eravamo 5-6 associazioni, non possiamo mica per forza di cose se queste associazioni si sono defilate a portare avanti questa cosa. Però io ritengo che sia necessario fare un'assemblea comunque per decidere come si fa una lista. La chiamiamo cittadinaria, la chiamiamo regole la chiamiamo assemblea di città per, assemblea per votare il sindaco per la lista civica. Posso chiedere a lui che tu fossi seguito della discussione della cultura politica in cui le persone crescevano come cittadini, sono dei luoghi totalmente scollegati dal resto e che quando hanno dei rappresentanti funzionano in una totale autonomia rispetto alla società civile. L'impegno contrattuale più forte che possiamo fare è dire: guardate che se noi ci saremo in consiglio comunale, in giunta, nel sindaco, a essere il sindaco, qualunque sia la figura, noi quel metodo di partecipazione e di coinvolgimento che consente il controllo sociale, che consente di attivare e valorizzare le competenze, perché anche questo è un tema, noi non siamo noi come portatori di competenze né di soluzioni. Io quello che contesto è questo: le soluzioni non nascono perché c'è il Massimo Cacciari, filosofo illuminato, che è più intelligente degli altri. Io, se ti devo dire, preferisco un'idea di intellettuale che è collettivo e che attiva le innovazioni che esistono, che ricerca le buone pratiche, che è in grado di portarle qui. Fiore l'altra sera ha detto: guardate, noi non dobbiamo inventare l'acqua calda, bisogna avere gli occhi per cercarle. Per cercarle bisogna avere la volontà di cercarle e bisogna avere una pluralità di storie, di pratiche, di culture, di sensibilità per andare a trovare queste robe. Perché una società viva è una società che recepisce l'innovazione. Noi siamo bloccati in questo, purtroppo. Ma devi dire anche quali sono i tuoi obiettivi alla gente. Gli obiettivi sono avere... Perché ti differenzi da un altro? Io ti dico quali sono, io quello che dico, che differenza è, uno, che bisogna costruire una nuova forma del governo di questa città che sia davvero aperta. I cittadini tutti contano uno. Non è vero che ci sono quelli che sono corporazioni organizzate e hanno i mezzi per poter pesare 100 e quell'altro pesa 0,01. Questa è la prima cosa fondamentale. Tutti i cittadini con uguale dignità. Seconda cosa, il tema del come si mettono assieme gli interessi. Io penso che questa città è completamente bloccata, questa comunità, perché gli interessi che esprime e rappresenta sono contrapposti. E alcuni vincono e ammazzano gli altri. Ma siccome in questa lotta di contrapposizione gli interessi più forti che vincono sono interessi di morte, perché sono interessi di rendita, sono interessi di uso strumentale dell'ambiente, sono interessi, vabbè, adesso la facciamo corta, a questo punto il nuovo patto sociale che dobbiamo costruire è che la dimensione cittadina è l'interesse prevalente. Il primo interesse è quello dell'essere cittadino. Questo è un fatto forte da dire, perché significa mettere in discussione noi stessi. Il bottegaio, come padre di famiglia, come persona che magari è vicino di casa, ha degli interessi diversi che oggi non sono più composti neanche al suo interno, come individuo, è totalmente spaccato. E questo vale per il pendolare, vale persino per il signor Paolo Costa, che probabilmente ieri sera veniva fuori una cosa terribile e disse: ma alla fine potrebbe anche esserci, no?
una situazione in cui la stessa Giudecca, no, viene lesa ambientalmente. Lui abita la Giudecca. Come tutela la sua dimensione di cittadino dimorante alla Giudecca con i suoi interessi di autorità portuale? E magari dopo fra tre mesi non è più presidente del porto. Allora, questo è un tema di grande dibattito. Come si ricostruisce una dimensione di comunità? E andrei avanti su questa questione. Io penso che la diversità sia un altro punto fondamentale. Questa città si salva se riesce a ricoltivare la biodiversità.